La macchina degli aiuti per l'Ucraina è già partita da diverso tempo, grazie al lavoro e alla volontà di varie realtà locali della nostra città. Tra tutte c'è quella messa in piedi fin da subito da Yuri, ucraino residente in Italia da 22 anni, qui 10 a Fano. Yuri, insieme alla sua compagna, hanno già raccolto nei giorni scorsi, grazie alla bontà dei cittadini, diverso materiale di prima necessità, che lui stesso ha già trasportato fino al punto di raccolta a Lublin, in Polonia, vicino alla frontiera. Un viaggio di oltre 1500 chilometri. Qui, poi, tutti i beni vengono caricati nei tir e diretti nelle zone con maggiore necessità. Ad oggi abbiamo fatto cinque belli viaggi. Con le donazioni che abbiamo preso dai nostri amici da Fano, da amici da Pesaro, amici da Piobico, da Cali. La nostra raccolta che stiamo facendo, sono io personalmente che è andato a confine con l'Ucraina, in Polonia, che ho conosciuto queste persone, sempre volontari, sempre le ragazze ucraine, che i mariti rimasti lì in Ucraina a difendere. Dopodiché che abbiamo portato queste raccolte, sono tutti arrivati in Ucraina, hanno mandato la documentazione, le foto, video, le immagini, che siamo tanto contenti che tutte le vostre donazioni arrivano alla sua destinazione. Che da parte anche tutte le ucraine loro ringraziano. La prossima partenza è prevista per questo sabato. Ogni singolo fanese può fare la sua parte donando sia generi alimentari, medicinali, farmaci o anche una semplice donazione in denaro, importante per sostenere i costi del viaggio. Ovviamente anche un aiuto economico, perché ogni viaggio, la carburante, il noleggio costa anche dei soldi. I vestiti per il momento non raccogliamo perché, anche come ho visto io, nei magazzini anche in Polonia ci sono pieni, diciamo, di vestiti. Ma non solo donazioni, infatti all'interno della sua abitazione Yuri ha già ospitato 6 persone, da qui un appello alla cittadinanza. Quelli che hanno possibilità, giustamente, le persone, le donne, bambine, che dobbiamo trovare un alloggio per queste persone che arrivano qua, e ogni giorno arrivano dei diversi. Per contribuire alla raccolta è possibile fare riferimento a questi numeri di telefono. Ad Armanforte, anche la Proloco di Fano e l'aiuto di Gino Bartolucci, che ha messo a disposizione i suoi pulmini. Quello che la Fano Noleggi non può mettere a disposizione gratuitamente. Allora abbiamo lanciato un'emergenza. Fondi anche naturalmente, perché oltre il pulmino serve gasolio, autostrada, ogni viaggio viene a costare 1500 euro. La banca, la BCC, mi ha dato una mano, ci ha dato una mano come Proloco perché ha messo a disposizione 2000 euro. Poi abbiamo lanciato attraverso le nostre associazioni, abbiamo fatto una raccolta tra banca e associazioni e cittadini, perché no, e soci Proloco, perché no. Siamo arrivati a 5.000 euro, però naturalmente i 5.000 euro hanno una durata limitata, perciò se altri volessero fare, noi siamo disponibili, la nostra Proloco è lì a Treponti. Abbiamo fatto questo punto come Proloco di coagulazione di tutte le associazioni che vogliono dare un aiuto in questo momento all'Ucraina. Io ringrazio Yuri, che naturalmente, ecco, ci fa da interprete, ci fa da punto di raccolta, ci fa tutto quello che è necessario in questo momento.